Oggi abbiamo davanti a noi un capitale importante, che è un capitale non solo del nostro territorio, non solo della nostra regione, ma è del nostro paese, ed è un intervento che deve mandare un messaggio proprio su questo, su quanto i giovani sono un capitale imprescindibile dal progresso del nostro paese, quindi una maggiore consapevolezza in relazione a una nostra offerta che è molto ricca, molto articolata. Allora, c'è una richiesta altissima di laureati. Ora, io non faccio oggi un discorso molto basato sui numeri, ma sulle opportunità. Il bello dell'opportunità è scegliere. Allora, un giovane può scegliere di restare nel nostro territorio, può scegliere di andare nel nord, come può scegliere di andare negli Stati Uniti o Hong Kong. Le opportunità sono più importanti dei numeri. Vorrei citare la più recente, ecco, perché ne abbiamo molte, però la più recente è anche, a mio parere, originale, perché penso che siamo tra i pochissimi atenei che l'abbiamo fatto. Noi offriamo ai giovani studenti, quindi è un'iniziativa che è rivolta solo ed esclusivamente agli studenti, di percorsi di imprenditorialità, e l'Università di Salerno ha messo 1 milione di euro, quindi per favorire tutto un insieme, una gamma di servizi che è rivolta proprio a far capire ai giovani, in relazione alle loro idee, all'innovazione delle idee, cosa possono fare anche in termini di start-up fatte solo da studenti. Ma è una grande emozione incontrare sempre il mondo dei giovani, che io dico sempre sono il presente, non sono il futuro. Ma questa è un'occasione che vogliamo e dobbiamo replicare in tutta la provincia di Salerno, perché si parla tanto di questa emorragia dei giovani verso il nord, verso altre regioni. Io credo che la prima emorragia reale, vera, e che poi anche la tentazione per farli restare fuori, è proprio la scelta dell'università. Ma gli obiettivi fondamentali del progetto sono quelli di aiutare e accompagnare i ragazzi in un percorso di scelta che certamente non è semplice. Quindi bisogna rafforzare anche gli aspetti di competenze trasversali, perché noi dobbiamo cercare di far capire ai ragazzi, e cerchiamo di farlo come scuola e insieme all'università, che è importante avere delle basi forti in modo che le competenze possano essere utilizzate, possono essere spendibili anche in un mondo in piena evoluzione. Insomma. Oggi è una bellissima giornata, abbiamo 1040 alunni qui seduti con noi ad ascoltare ciò che noi proponiamo a questi ragazzi per il loro futuro. I ragazzi devono restare qui in Campania, perché noi abbiamo bisogno, loro saranno la nostra futura classe dirigente, certamente devono iscriversi qui presso il nostro bel campus dell'Unisa di Salerno. Tant'è che oggi siamo qui, saremo ancora, forse anticipo, non lo so, saremo ancora nel Vallo di Diano come Università di Salerno, saremo tra Battipaglia, Eboli e Campagna, saremo a Salerno città e sicuramente saremo anche nel Lago Nocerino Sannese.